Con una grande e divertente cerimonia in Palazzo Vecchio a Firenze si è conclusa a martedì 21 maggio 2011 l'undicesima edizione di Libernauta, un concorso a premi davvero originale per ragazzi dai 14 ai 19 anni, che ha l'obiettivo di promuovere l'accesso alla lettura per i giovani. Presenti, oltre al sindaco di Scandicci Simone Gheri, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Firenze Rosa Maria Di Giorgi e della provincia Giovanni Di Fede. Fra gli ospiti anche gli autori del libro di fumetti Fascia Protetta, che hanno presentato un video sul progetto. Ma soprattutto c'erano tanti professori e studenti, oltre 450 tra i 2500 partecipanti complessivi appartenenti a ben 22 scuole superiori di tutta la provincia di Firenze. Il concorso consisteva nella lettura di uno o più libri da scegliere in un paniere di 15 e nell'elaborarne una recensione. Gli studenti sono stati premiati da un comitato scientifico formato da esperti e da studenti, che aveva anche selezionato i 15 volumi fra cui scegliere. Il concorso è un tentativo di far leggere anche i ragazzi che non leggono, continuare a leggere quelli che leggono, ma di arrivare anche a ragazzi che di solito non leggono o leggono poco. Cioè il tentativo è notevole, voglio dire, almeno come tentativo. Il non lettore in lettore è una cosa non semplice. L'idea è proprio che non facciano una scheda, come dire, accademica, ma una recensione personale. Libernauta è stato promosso dal sistema documentario dell'area fiorentina e dal sistema formativo integrato Mugello, coordinato da Scandicci Cultura e organizzato dalla Biblioteca di Scandicci in collaborazione con l'Associazione Culturale Allibratori, che ha curato anche le attività di preparazione al concorso in alcune classi coinvolte nel progetto. La nostra attività consiste soprattutto nell'arrivare nelle classi con una valigia che contiene 15 libri e presentare ai ragazzi, cercare di presentarglieli nella maniera più coinvolgente possibile, cercando di rintracciare quei brani che possano essere un ponte con quelle che sono le loro esperienze di vita, con quelle che possano agganciarsi alle loro idee, alle loro opinioni e quindi che possano consentire ai ragazzi di buttarsi nelle storie e quindi avere modo di esprimere le loro opinioni anche sotto forma di quella che poi sarà la recensione. Partecipiamo anche noi alla scelta dei libri, sì, c'è un comitato apposito per la scelta dei libri che viene fatta all'inizio del progetto, insomma 2 mesi prima di cominciare dell'inizio ufficiale del progetto, e noi partecipiamo a questa scelta. Il progetto è stato sostenuto dall'Istituzione Servizi Culturali del Comune di Scandicci, dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Firenze, dalla Scuola Russell Newton di Scandicci e dall'ITI Meucci di Firenze. I premi in palio consistevano in viaggi, buoni di acquisto per capi di abbigliamento, libri e materiale informatico, ma anche biglietti per il cinema, per il teatro, per mostre e concerti. Allora, ho vinto un soggiorno di 2 giorni a Genova e nulla con pernottamento in albergo compreso e un pass per l'acquario di Genova. Ho vinto un abbonamento con 10 ingressi alla piscina Costoli di Firenze. Io ho vinto un abbonamento, credo trimestrale, per la palestra di La Stassigna. L'Inter Rail. Ho letto tutti e 15 libri e ne ho fatto le recensioni e nulla, mi sono piaciuti molto. Quest'anno ho trovato dei libri veramente interessanti, quindi complimenti anche a chi li ha scelti. Jasper Jones, La vita come viene, chiedi scusa, Nel mare ci sono i coccodrilli, poi Speak, Lo sfigato. Come libri sono, la maggior parte sono molto belli, devo dire. Sono stati libri, insomma, molto utili per conoscere anche le esperienze di questi personaggi che a volte, come per esempio Nel mare ci sono i coccodrilli, sono protagonisti di storie vere e quindi è stato bello conoscere anche culture diverse, esperienze nuove. The Box, poi avevo scelto di tutto una valigia, non ricordo bene il titolo, comunque senz'altro quello che mi ha colpito di più è stato The Box, perché avevo una certa aspettativa guardando il film, però poi guardando il libro, leggendo il libro, mi sono accorta che c'erano altre storie e mi ha molto colpito perché tratta il tema della morte super giù e lo tratta in maniera molto particolare e ti apre proprio il mondo su una serie di riflessioni che sono molto, insomma, è molto interessante. Sì. Mi dispiace perché quest'anno sarà l'ultimo.
professori, istituzioni scolastiche, ma soprattutto tanti studenti, tutti felici per quella che è stata una vera e propria festa della cultura.